Mi scriveresti la prima parola che ti viene in mente pensando al tuo futuro? Tutti i bambini crescono, tranne uno. Ne era convinto James Barry quando scrisse Peter Pan. Oggi in Italia la vera impresa è proprio questa, diventare adulti. L'Umbria non fa eccezione. Secondo l'ultimo rapporto della regione, circa la metà dei giovani tra i 25 e i 34 anni vivono in un limbo. Studiano, cercano lavoro e non lo trovano. Un esercito di 96.000 persone alla ricerca di un futuro che non c'è. E chi ha un lavoro non sempre se la passa meglio. L'Umbria ha un tasso di precari tra i 15 e i 34 anni tra i più alti d'Italia. Gli umbri non spiccano più il volo. Alla soglia dei 35 anni non riescono ancora a raggiungere un'indipendenza. Molti tirano i remi in barca, frustrati dalla mancanza di opportunità. Altri si arrangiano come possono in attesa che arrivi anche il loro turno. Da 16 anni la giornata di Alessandro Penchi inizia quando la città ancora dorme. Lavora al banco di frutta e verdura della sua famiglia. Tre gradi e 36 cassette da scaricare. Sì, devo prendere la cassetta di plastica con le lunghe. Così. Ormai è giorno. Al mercato la zia e il padre di Alessandro aspettano l'arrivo del carico. Vendevo le pizze al taglio, montavo le caldaie. Tra 20 anni mi vedo con la famiglia, mi vedo sempre qua al mercato. Vorrei rimanere qua, se si lavorasse. Sabrina torna in Italia solo per le vacanze. Ha smesso di aspettare il suo treno e ha preso il primo volo per l'Australia. Una laurea in biotecnologia che ora non le serve a nulla. Ho lavorato prima come babysitter, ripetizioni, ma niente di che. Hai guadagnato più raccogliendo le arance o i mandarini in Australia o facendo la babysitter piuttosto che la cameriera qui a Perugia? Raccogliere arance, guadagni di più. E cosa fa chi resta a Perugia e non ha un lavoro? Cerca risposte al centro impiego. In Italia domanda e offerta non si incontrano. Secondo l'ultimo rapporto dell'Unione Europea su giovani e lavoro, i ragazzi italiani studiano per anni, ma poi non hanno le competenze giuste per il mercato. È la percentuale più alta fra tutti i paesi esaminati. Via Francesco Banzarola. Chiara Palazzetti lo sa bene, laurea in antropologia, master alla London School of Economics, uno stage a Bruxelles e poi nulla. Frustrato è la parola giusta. Mi ricordo giornate in cui avrei dovuto andare a propormi, magari da qualcuno, fare colloqui, mandare curricula e invece non ero proprio nel mood. Oggi ha un contratto a progetto in una società che si occupa di formazione. Volevo fare antropologia. Se tornassi indietro la rifarei. Quello che ad oggi mi sento di dire è che avrei dovuto chiedere di più all'università che stavo facendo. Chiara si sente fortunata rispetto a tanti altri, ma neanche lei si concede il lusso di pensare al futuro. A 22 anni e da 2 fa il centralinista. Camillo Dottori è uno di quelli che, nonostante tutto, ancora non si è arreso. Voleva fare l'infermiere, ma le cose sono andate diversamente. Adesso faccio il centralinista. Essendo il lavoro a provvigione, facendo una media in un anno di soli 12 mesi, 150? Al mese. Non pensai più, eh? Io volevo fare i corsi da parrucchiere già quest'anno. Il meno che costa 6.000. Io che facendo il centralinista a me 6.000 euro che mi dà. Per il momento questi ragazzi possono solo pensare a come sarà il loro futuro. Speranzoso. Vicino, bello. Il mio futuro è sfidante, ma io accetto la sfida. Bella domanda. Per diventare grandi però l'ottimismo non basta. I giovani di oggi sono dei Peter Pan per forza, senza possibilità di spiccare il volo.